Ad Isernia il senatore Quagliariello per sostenere la sua candidatura. Com'è la situazione in vista della presentazione delle liste? Ma noi stiamo cercando di ultimare la compilazione delle liste perché diciamo che dovrebbero essere quattro quelle che appoggiano la mia candidatura, per cui insomma il numero dei candidati è rilevante, soprattutto se consideriamo che qui ad Isernia di candidati sindaci ce ne sono tantissimi e ci sono anche tante liste a loro collegate, per cui insomma penso che buona parte della popolazione è stata interessata da proposte di candidature. Come la vede, ce la farà ad arrivare al ballottaggio? Ma io queste previsioni non sono in grado di farlo perché dipenderà dai cittadini, potranno scegliere come credono, perché mi sembra che c'è un'ampia offerta sul mercato, si passa dall'estrema sinistra alla destra, al centro, insomma poi ormai gli schieramenti hanno poco a che vedere con le elezioni amministrative. Detto sinceramente, io ritengo che i cittadini debbano scegliere o dovrebbero scegliere per coloro i quali hanno già dimostrato e hanno maturato una certa esperienza amministrativa, anche perché la città di Isernia mi sembra che sia in ginocchio, per cui un altro salto nel buio penso che sia da evitare. Io sono qua per un ragionamento politico. Noi abbiamo sostenuto sempre, dall'inizio di questa legislatura, che era necessario rinnovare il centrodestra e costruire una nuova alternativa a Renzi. Questo non si fa contro i partiti, ma aggiungendo qualcosa ai partiti e aggiungendo qualcosa che possa modificare il vecchio centrodestra, senza attardarsi nelle nostalgie e avendo anche il coraggio di prendere distacco da una parte del passato che non vuole cambiare. Tutte queste condizioni sono nella candidatura che noi presentiamo qui a Isernia. È una candidatura che coniuga l'esperienza e la novità, che coniuga una parte del vecchio centrodestra e una parte del nuovo centrodestra, che ritiene si possa aprire una stagione nuova e che non ha chiuso la porta a nessuno, ma non ha accettato diktat o padrinati da parte di nessuno.